Alleluia, alleluia. Vi ho chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Cristo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sappiate bene questo. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di cibo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se lo aspetta, in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto tra gli infedeli. Il servo che riconoscerà, che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Una parola meravigliosa, una parola che il Signore ci aveva aspettato qui, tutti noi, con questa parola. Anche la prima lettura, la lettera di San Paolo, no, ai Romani, illumina la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente, ed è una profezia sul nostro futuro. Questa domanda: chi è? Qual è l'amministratore fedele e saggio? Poi parla di beatitudine, no? Il Vangelo: beato quel servo che vivrà così, no? Cioè, la beatitudine, cioè essere beati, è legata alla fedeltà e alla saggezza di un amministratore. E questo è importantissimo. Queste parole sono tutte fondamentali: beatitudine, amministratore, fedeltà e saggezza. Perché la beatitudine è ciò per cui tutti noi siamo nati, diventare beati. Cioè, Dio ci ha creato per la beatitudine. Dio ci ha creato per metterci, ha fatto tutto il giardino, il paradiso, l'universo, perché noi potessimo viverne beati. In ogni uomo, a meno che non sia impazzito, o a meno che non abbia bestemmiato fino in fondo lo Spirito Santo, cioè tirando fuori da sé totalmente, fino in fondo, Dio, c'è il desiderio della beatitudine. Però che succede? Che per essere beati, cioè felici in pienezza, perché la beatitudine, makarios, in greco, è una beatitudine, cioè è una felicità immensa, cioè senza limiti, la felicità a cui tutti aneliamo, no? Per essere felici si sbaglia strada. Qua dice una cosa, no? Dice: e quel servo che, pensando che il padrone ritarda, comincia a percuotere, a mangiare, a ubriacarsi, a servirsi degli altri, quello vuol dire, no? Percuotere. Cioè, il servo che, ascoltate bene, il servo che, pensando che il padrone ha
sta ritardando, comincia a comportarsi in quel modo. Allora c'è un servo di Adamo ed Eva, che sei tu, che sono io, siamo servi, che pensiamo che il padrone, cioè Dio, ritarda, cioè fa qualcosa che non va secondo i nostri piani, cioè che non fa quello che dico io. Allora, pensare che Dio stia ritardando non è opera mia, è opera di qualcuno che mi sta ingannando, del demonio che mi ha ingannato, che mi ha detto che Dio sta ritardando. Se io penso questo, allora comincio a fare macelli. Allora, chi pecca è perché pensa che Dio sta ritardando nella sua vita. Ah, che meraviglia. Se avessimo tutti questa... se i genitori avessero questa visione sui loro figli, se i preti, noi, i catechisti, avessimo la visione, questa visione di un uomo che pecca, di una pecora perduta, se un marito avesse questa visione della sua moglie, eccetera. Se tu sapessi perché stai peccando, perché hai peccato, e qua dice cose serie, dice, pestare gli altri, picchiarli. Quando è che uno picchia l'altro? Quando lo considera una bestia. Sono le bestie che si picchiano, no? Quando tu consideri l'altro inferiore a te, che tu lo devi dominare. Quindi dentro questo picchiare c'è tutto. Cioè quando usi sessualmente dell'altro per farti gli affari tuoi, quando tu usi l'altro con le tue parole per convincerlo che tu c'hai ragione e quindi farlo diventare un tuo servetto, eccetera, eccetera. Ubriacarsi, e lì c'è tutto, la droga, il... Tutto, ma non solo la droga, cioè anche, evidentemente, ma ci sta tutto quello che è come la droga, può essere il calcio, può essere qualsiasi altra, lo sport, il fisico, no? La salute, perché l'altra droga di questa generazione è la salute, mentre la droga ti distrugge la salute, l'altra che ti distrugge l'anima pure è la salute, non mangio, non bevo, non faccio ginnastica, un chilo in più, un netto in meno. Tutto questo che vivere vegetariano, vegano, un'altra droga, no? Tutto questo perché il padrone, cioè Dio, se n'è fottuto di me, si è dimenticato di me. Questa è la radice del peccato, fratello. Io sono nato per essere servo. Il demonio, i comunisti e tutte le ideologie, a noi questa parola non la sopportiamo, vero? Ci viene dentro una cosa, no? Servo. Il servo ha un connotato spregevole. È brutto quando dice servo. Chi dice servo, tu sei un servo, ti senti offeso, no? A chi? Io servo di chi? Ma siamo matti. Di tu a una donna, tu sei al servizio di tuo marito, e ti pianta un coltello in mano. Ti pianta un coltello nel cuore. No? Nessuno di noi sopporta essere servi. Guardate che, anche se magari non siamo comunisti, alcuni neanche sanno che cos'è, però i film, la musica, tutta la musica rap, è tutta per dire a te di non servire, di non umiliarti, di non sottometterti all'altro, che se c'è un piccolo odore di ingiustizia o di qualcosa, gli spacca la faccia. Non ribellati, vabbè, tutto questo, no? Ma i film che noi vediamo, ce ne fosse uno che fa vedere, qualcosa c'è. È tutto per ribellarci, no? E tutto quello che noi riceviamo dalla società, quello che riceviamo dalla cultura, gli eroi sono quelli che hanno lottato contro l'ingiustizia, che tu guarda se c'è un eroe, un servo, uno che si è fatto agnello, che si è fatto, come dice, chi si fa agnello il lupo se lo mangia, si dice in Italia, e chi si fa agnello il lupo lo mangia. Allora per questo abbiamo una cosa, che ascoltiamo questo Vangelo, ma già non ci piace, già quando parla di servo, padrone, no, Dio non è, allora che tutto è, no, Dio non è un padrone, il servì, non ci piace,
abbiamo molta difficoltà. Va bene, non voglio entrare in questo. Molti divorzi nascono da questo, va bene. E anche tante carenze educative da parte dei genitori è perché non insegnano, cioè non educano a servire, è perché c'è lì uno scandalo del servizio, che è uno scandalo dell'ultimo posto, che è uno scandalo dell'amore. Questo è il problema. Perché Dio si è dimenticato di te. Questo sta dicendo il Signore. Allora Pietro dice, ma tu questo che stai dicendo? Del ladro che viene, che all'improvviso possiamo morire, che ci viene chiesto conto di quello che noi stiamo facendo nella nostra vita. A chi lo stai dicendo? E il Signore dice, a te lo sto dicendo. A te Pietro, a te Chiesa. Perché il mondo, tutti, e non importa qua giapponesi, africani animisti, indiani, non importa nulla, europei che hanno lasciato atei, tutti vogliono essere beati e tutti in una forma o nell'altra, per un modo o per l'altro, pensano, credono che Dio si è dimenticato di loro. Quello è il problema vero. Allora devono farsi Dio, devono rimboccarsi le maniche e farsi giustizia, perché Dio non viene a darmi. Mia moglie è un macello, la mia vita è uno schifo, io non valgo niente, ho peccato una volta, continuo a cadere nel peccato. Allora mi devo fare io da solo, mi devo fare una legge, vabbè, questo è quello che è profondissimo la parola di oggi, perché quello che dice la prima lettura che abbiamo letto di San Paolo ai Romani, non è vero, diciamo anche ieri, non è vero, perché sempre, ogni uomo sempre obbedisce a qualcuno, sempre è schiavo di qualcuno, è servo, o sei servo del demonio o sei servo di Dio. Questo è quello che diceva San Paolo. E la grande notizia del cristianesimo è che noi possiamo essere liberati dalla schiavitù di un padrone ingiusto, di un aguzzino che ci fa del male, che ci illude costantemente ci illude con la testa, con ragionamenti fatti proprio precisi, invece 2 più 2 fa 4 per 5, tutto preciso. Cioè tu devi essere Dio, a te nessuno ti deve toccare, a te nessuno ti deve dire niente, tu sei Dio. Dio, e ti gonfia lì, come quando fai un canotto, no? Ti gonfia oggi, ti gonfia domani, tu. Poi quando arriva qualcuno, come succede nelle scuole qua, quando arriva qualcuno che, pum, capito, ti buca un attimo, ti dice, no, tu non vali, tu non sei quello che per... Boom! Allora che fai? Quello che è? Percosse. Ti incavoli e usi gli altri. Ti vendichi. È successo a me, con la mia vita, con la mia storia, no? Allora questo... E vale per tutti, ma oggi il Signore ci dice una cosa: coraggio, per te non vale così, per te è cambiato tutto. Io mi sono fatto servo, io che ero Dio, che sono Dio, mi sono fatto servo, io che sono il padrone, cioè perché è mio, perché io ho creato le persone, ho creato questa foglia, ho creato tutto, eppure mi sono fatto dietro a tutti. Per che cosa? Per dire una cosa, non è vero che io sto ritardando, non è vero che io non ti do quello che tu vuoi, è che tu vuoi male, è che io voglio male, che io desidero male, che c'è lì un inganno, un'infezione, che quello che tu desideri è essere amato, quello che tu desideri è essere perdonato, quello che tu desideri è essere accettato come sei. Questa è la beatitudine, il paradiso, essere, cioè vivere nudo, completamente nudo. Perché? Perché Adamo ed Eva, prima di peccare, non avevano bisogno di difendere nulla. Erano amati, si sentivano amati. Allora, se Dio mi ama così come sono, nudo, allora potevo avere una gamba più corta, una gamba più lunga, potevo avere, che ne so io, vabbè, lasciamo perdere quello che poteva avere. Poteva avere, poteva essere intelligente, poteva essere meno intelligente, poteva essere simpatico, silenzioso, alto 2 metri... Non importa, negro, bianco, giallo, rosso, non importa. Era nudo, cioè. E anche tra uomo e donna non c'era la concupiscenza, cioè non c'erano le percosse, non c'erano le botte. C'era una comunione. Perché se io mi sento amato profondamente, non mi metto in ginocchio davanti all'altro chiedendo amore. Oppure, perché un modo di fare, no? Mi metto in ginocchio davanti a un amico. Magari a uno più grande mi passa, vabbè, voi sapete meglio di me come succede, no? Voi sapete meglio di me come succede che i ragazzi iniziano a drogarsi, no?
Allora poi dopo lì ti consegni completamente al boss, cioè a quello più grande, perché se vai appresso a lui, se ti fai figo davanti a lui, allora tu vali. Oppure dall'altra parte, quello è un modo, no? Un modo che, uno, che tante ragazze hanno per non perdere il ragazzo, che si buttano via subito sessualmente, perché così meno li lego, capito? Oppure un altro modo, le botte, farmi vedere forte, usare, va bene. Non c'è bisogno. Questo dice il Signore. Chi vive così sempre pensa che Dio è un ladro, all'inizio del Vangelo. Ha paura, sempre viene la paura che qualcuno venga a rubare le mie cose. Ma se io scopro che Dio non è un ladro, ma che tutto me lo dà, ma se io scopro che in tutti i momenti della mia vita Dio mi sta donando questi momenti in cui dice qual è il servo fedele e sapiente. Ecco, ecco chi è il servo fedele e sapiente. Chi sa di essere un servo. Amministratore, dice la parola. Chi è un amministratore? L'amministratore possiede, sono sue le cose? No, le amministra. Questa è la felicità. La creatura. Adamo ed Eva erano amministratori, non erano padroni. Il peccato è stato passare da amministratore a padrone. E lì, siccome non lo sei, fallisci. Allora, oggi il Signore mi dice, sei un amministratore. E un amministratore che cosa deve fare? La volontà di colui che è padrone delle cose. Ma non è una volontà cattiva, perché io amministro i soldi per me, cioè io amministro il paradiso per me. Figurati che gliene frega a Dio di averci 10 milioni di alberi. No. Lui, la sua gioia, la gioia di Dio è che tu sia felice, che io sia beato. Per questo dice, beato quel servo che il Signore quando torna, quando arriva ogni giorno, lo trova facendo la sua volontà. Che vuol dire? Se, obbedendo, ascoltando la sua parola. Questo si può fare solo nella chiesa, nella comunità cristiana. Io obbedisco e imparo a fare quello che Dio vuole. E quella è la mia felicità, è tutto il contrario di quello che mi dice il demonio. Il demonio mi dice, come diceva ai Romani, non servire, manda a quel paese quel padrone ingiusto, che non ti dà le donne, non ti dà i soldi, non ti dà... Ma. Che non ti cambia tua moglie, che non ti cambia il tuo fisico, che non ti cambia tua madre, tuo padre, questa storia di schifo che c'hai. La vera felicità è il contrario. Entra nella volontà. Siccome noi non possiamo, allora Cristo viene oggi e dice, io servo te. Vuoi lasciarti servire? Vi ricordate cosa ha fatto Cristo? Dietro a questo Vangelo c'è un episodio fondamentale della vita di Cristo. La lavanda dei piedi. È lì che lui ha insegnato. Io sono tuo Dio, no? E che faccio? Mi metto in ginocchio davanti a te e ti lavo i piedi. Ti amo così, amore mio. Non mi importa quello che tu hai fatto, non mi importa quello che tu hai pensato, non mi importa quello che c'è nel tuo cuore oggi. Io mi inginocchio davanti a te e ti lavo i piedi. Se ti lasci lavare i piedi da me, se ti lasci amare e perdonare, se ti umili, cioè se accetti che io ti voglio bene e che tu hai bisogno del mio amore, la tua vita cambia da così a così. Quell'esperienza di quell'amore è come se libera dentro di te il servo che è nascosto, il servo che il demonio ha messo in galera. E il Signore dice, vieni fuori, servi con me, obbedisci con me, entra nella volontà di Dio con me. E allora ogni occasione è per dare da mangiare. Sai quando sarai felice? Quando sarò felice io. Quando viene una persona, viene una persona a casa, che me la mandano così, senza dirmi niente, e io dico, hai Cristo, posso amare. Quando è che sono infelice? Quando dico, ingiustizia, a me non mi hanno consultato. Io, obbedire? A chi? Ma qual è stata la... Qual è il risultato di questo? Va bene, Dio lo fa, Dio lo fa perché poi è fedele, per quello siamo qua. Vuoi essere felice? Vuoi essere beato? Veramente? Guarda che Dio ti sta dando molto, Dice, a chi molto ha, è stato dato molto sarà chiesto.
Questo che sto dicendo adesso, nessuno lo sente a Takamatsu. In questa settimana nessuno a Takamatsu lo sentirà. Pensa quanto ti è stato dato. Adesso Cristo si dà il suo corpo e il suo sangue. Lo vuoi? Vuoi che lui ti lavi i piedi? Vuoi che lui ti faccia servo? Cioè felice? Se lo vuoi, allora di Amen, Signore, come la Vergine Maria, che è la serva del Signore. Non ha fatto niente Maria, eh? Maria non è che si è messa lì a dire ok, allora mi tiro sulle maniche e faccio io. No, lei dice, non è che capisco molto, Madre di Dio, non capisco niente. Ma si è fatto in me quello che tu dici. Ecco, sono la serva. Questa è la Chiesa, questa è la comunità, che con te e con me ci insegna a dire, ecco, sono la serva. Ecco, in famiglia, sul lavoro, a scuola, sono la serva, l'ultima. Perché lì c'è la felicità, perché lì c'è il compimento della mia vita secondo come Dio mi ha creato. Che mi ha creato per vivere nudo, libero, per amare l'altro e vivere del suo amore. Questo Dio lo fa. Allora vi invito oggi, adesso che prendiamo l'Eucaristia, il sangue, il corpo di Cristo dentro di noi, a dirlo, Signore, ripete dentro di noi, Signore, eccomi, sono il servo tuo, sono la serva tua, fa di me quello che tu dici, si compie a me la tua parola, e la tua parola fa di te una persona felice. Perché ti fa vivere come ora stiamo per vivere questa Eucaristia. Come? Gesù Cristo sa, conosce la sua ora venendosi a dare a te, venendo a dare se stesso per te. Tu non sei degno, io non sono degno. Probabilmente neanche sarebbe giusto, anzi non è neanche giusto che si dia a noi, ma lui si fa ingiusto per farci giusti. Cioè lui riconosce nella tua debolezza, nella mia debolezza, nei nostri peccati, il momento favorevole, la sua ora, il kairos per donarsi, per dare da mangiare. Per questo è costituito Kyrios, Signore su tutti. E noi possiamo essere costituiti a capo di tutta la servitù, cioè capo dei servi, servo dei servi, come il Papa. Perché? Perché come Giuseppe, che tutti, che la vita, la cui vita ha condotto a riconoscere, avere discernimento, che proprio in quell'ingiustizia subita, proprio nell'essere stato venduto dai fratelli, c'era l'opera di Dio, questa è la beatitudine, fratelli, riconoscere il momento in cui dare agli altri la razione di cibo, di quello bisogno. Questa è la beatitudine. Giuseppe l'aveva capito, che tutta la sua storia l'aveva condotto, l'aveva fatto pronto, preparato per dare da mangiare. Allora non erano stati i suoi fratelli a venderlo, ma Dio stesso l'aveva fatto attraverso di quel peccato, l'aveva portato a salvare i suoi stessi fratelli. Questo ha fatto Cristo in maniera eminente e definitiva. Questo siamo chiamati a vivere noi, a vivere così. A donarci, a riconoscere in ogni insulto, in ogni incomprensione, in ogni peccato del fratello, il momento in cui offrirci al fratello, il momento inopportuno. Ve lo dico per esperienza personale, che proprio quando scopri, quando arriva e bussa all'improvviso il fratello, e tu ti trovi impreparato, anzi, e ti difendi, soffri come un cane. Se ti apri e riconosci nel fratello che bussa, e magari ingiustamente, fuori orario, senza nessun diritto, riconosci a Cristo, allora entri nella pace e nella felicità, perché servi colui che viene a servirti, perché senza bussare, senza orario, è venuto da me e da te, quando senza bussare, senza orario, senza permesso, abbiamo peccato. Buona giornata.